buon pomeriggio a tutti. Oggi vi faccio un piccolo video perché oggi faccio i melanzane bottonate come un'antica ricetta geracese prevede. Allora, innanzitutto prendete le melanzane, le mie sono bio, li tagliate così e gli aggiungete il sale, poi li lasciate 2-3 ore, il tempo che tolgono tutta l'acqua. Una volta che è così, prendiamo il pane raffermo. Io prendo il pane, quello panini, la mollica di pane, ve la faccio vedere, e la metto qua in un piatto. Poi aggiungo del formaggio, qui c'è un mix di aglio tritato, pepe nero, basilico secco e prezzemolo. Io in questo caso ho messo un po' di prezzemolo secco perché quello fresco non ce l'avevo, quindi mettiamo tutto in questo preparato di mollica di pane, formaggio, io ho messo dell'olio, un pizzico di sale e si mescola il tutto. Una volta mescolato il tutto deve venire un impasto colloso in modo che si possa riempire la melanzana. Una volta riempita la melanzana, che si riempie così, vi faccio vedere più o meno, questa è una prova, si riempie così, si allargano le fessurine e si mette questo preparato di pane. C'è chi mette la prova, c'è chi mette il salame, io non metto niente, io metto solo le cose nostre, cioè le cose antiche, vecchie, il pane, il formaggio, poi le altre cose la gente poi ha rivisitato le ricette, quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole, però io li faccio in modo tradizionale. Una volta che sono riempite le melanzane, si sbatte un uovo, si passano sulle aperture qua, su queste fessurine qua, e si friggono in abbondante olio. Io uso l'olio d'oliva e una volta che sono fritti si mettono in una ciotola a far scolare tutto quell'olio là. Nel frattempo si prepara un sugo finto, un sugo leggero, più non troppo denso. A metà cottura del sugo si mettono dentro le melanzane e si lasciano. C'è chi li consuma in giornata, io in questo caso li consumerò domani perché farò la struncatura, la pasta, e con quel sugo che si impregna bello di melanzane e tutto il resto mi condisco la pasta. Approfitto di invitare a venire in Calabria la Meloni e Giovanotti, soprattutto a Gerace, così gli facciamo assaggiare la vera melanzana ambuttunata. E perché no, anche al nostro presidente della regione Calabria Occhiuto. Un bacio a tutti da Sant'Epetra K.